Fedez e Chiara Ferragni sono una coppia. Non ci voleva molto comprenderlo viste le manifestazioni delle ultime settimane, ma al di là degli indizi palesi, quello che mancava era la prova. Che è arrivata con le foto pubblicate da Kim in cui il rapper bacia in auto la nota blogger. A questo punto, c'è davvero poco da aggiungere sulla veridicità della storia. Tornato single dopo la rottura con Giulia e Valentina, Fedez si è dedicato alla conquista di una bella donna dopo l'altra. Il pressing verso Chiara era iniziato con la canzone Vorrei ma non posto. Nelle prime battute del tormentone dell'estate, il rapper fa proprio il nome della celebre icona fashion, ma lo cita più come se fosse una presa in giro che un segnale di interesse. Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Queste le due battute che Fedez dedica a Chiara all'interno della sua canzone, evidenziando quindi la sua passione per la moda e l'abilità derivante dall'essere riuscita a diventare un personaggio famoso imponendosi sul web. Da quel momento potrebbe essere nato tutto, e infatti a settembre i due furono fotografati a cena insieme. Prima di quel momento, Chiara e Federico non sembravano avere avuto particolari contatti e, nonostante il tono simpatico della citazione, non c'è dubbio che il fatto di aver inserito il suo nome nella hit dell'estate abbia regalato a Chiara ancora più popolarità. Gli indizi si sono poi moltiplicati nel corso delle settimane. Un altro indizio che poteva avvalorare la tesi della love story in corso veniva dalla puntata di Che Tempo Che Fa di cui Fedez è stato ospite 2 settimane fa. Al momento di cantare il nome della blogger nel tormentone dell'estate, il rapper ha tirato fuori un cuoricino rosso con un tempismo pressoché perfetto. Poche ore fa, inoltre, Federico ha taggato Chiara su Instagram ringraziandola per avergli inviato in regalo un paio di scarpe. Chi se ne frega.